Un'unica parola quando si vuol creare meraviglia. Ta-da! Ben ritrovati a tutti quanti dopo la pausa di Pasqua, siamo di nuovo rigorosamente in diretta, oggi puntata ricca come sempre, vado subito a presentarvi i miei ospiti, lo sapete martedì è giorno particolarmente green ed eco-friendly per Tada. Iniziamo subito con la presentazione degli ospiti in studio, a cominciare dal nostro salottino dove in compagnia del collega della redazione Luca Renzoni, che saluto e ringrazio, c'è Saura Saccenti, responsabile comunicazioni di Estra. Con loro si aprirà l'importante pagina dedicata all'energia e all'ambiente. Mi giro subito. Sì, Francesca, per parlare con Saura Saccenti, appunto, come dicevi in apertura, di energia e ambiente. Saura è responsabile comunicazione di Estra, che è una nota multi-utility in Toscana che si occupa principalmente di distribuzione di gas e luce, ma che prevede anche altri servizi nella sua attività. Intanto però partiamo dal tema appunto che abbiamo citato, ambiente ed energia. Intanto tra le fonti energetiche, quelle di origine fossile, ecco, la più pulita qual è? Visto che c'è una ricerca costante verso le fonti di energia pulita e anche il mercato le richiede. Beh, ovviamente le fonti pulite sono le fonti che vengono da energia rinnovabile, quindi solare, eolico, biomasse, ma tra le fonti fossili che vengono ancora utilizzate moltissimo in tutta Europa, in tutto il mondo, il gas metano è quello che inquina di meno, inquina il 25% in meno delle altre fonti fossili perché contiene una minore quantità di carbonio. Quindi in un qualche modo Estra e le aziende da cui nasce Estra, che lavorano in questo settore da più di 40 anni, sono nate già un po' ambientaliste nel 1975, utilizzando il metano e metanizzando praticamente quasi tutta la Toscana. È chiaro però che questo non può bastare in un momento in cui i cambiamenti climatici, che se ne dica, ormai sono un po' sotto gli occhi di tutti, riconosciuti da scienziati, l'ONU e l'Europa si mettono degli obiettivi da raggiungere entro il 2020, è chiaro poi, che poi bisogna... c'è anche chi ogni tanto, come dire, minaccia di andarsene, di non voler rispettare, certo, questi obiettivi a livello mondiale. Purtroppo c'è, sì. Però credo che la collettività stessa si sta rendendo conto che occorre lavorare sul risparmio energetico e diminuire le emissioni. Non è un caso che in effetti gli investimenti, le novità anche normative semplicemente negli ultimi anni riguardino soprattutto il capitolo delle rinnovabili. In questo capitolo invece dov'è che stanno andando maggiormente gli investimenti appunto? Fondamentalmente nel fotovoltaico. In Italia, ma in tutta Europa, la crescita di energia prodotta da fotovoltaico è stata molto molto alta. In Italia particolarmente perché questo settore era aiutato da degli incentivi statali che hanno aiutato molto in effetti lo sviluppo. Adesso gli incentivi non ci sono più, però la produzione di energia da fonti rinnovabili sta continuando. E per esempio anche noi stiamo investendo in questo settore, abbiamo acquistato da non molto l'impianto fotovoltaico toscano pubblico più grande della regione, che è in provincia d'Arezzo, a Cavriglia, fra l'altro in un luogo che sarebbe comunque stato in un luogo deturpato dal fatto che c'era una discarica precedentemente e quindi quel terreno non è neanche stato rubato all'agricoltura, no? Come qualche ambientalista, diciamo, sì, rimprovera al fotovoltaico. Rimprovera il fatto che, diciamo, i campi di fotovoltaico vadano a sostituirsi tolgono. A quelli... Lì c'era una discarica, un'ex miniera, quindi all'agricoltura, non potevano essere utilizzati in altro modo. Perché è importante nell'ottica del cittadino che vengano fatti investimenti sulle rinnovabili, al di là, diciamo, della qualità anche dell'area o dell'ambiente, insomma, dove viviamo tutti poi alla fine?
Beh, intanto credo che comunque la responsabilità sociale ce la dobbiamo sentire un po' tutti e quindi avere a disposizione energia rinnovabile aiuta sicuramente noi e il futuro di chi ci sta accanto. Il costo dell'energia, se qualunque persona volesse comprare energia verde, cioè invece che prodotta da fonti fossili, non è molto superiore, quindi non è un sacrificio economico che non si possa sostenere. E quindi questo, diciamo, rende possibile anche uno sviluppo commerciale delle fonti rinnovabili. Poi, questo tipo di responsabilità sociale, di attenzione anche da parte appunto delle aziende per un consumo energetico consapevole e green, come sappiamo da tante indagini, viene, come dire, anche poi premiato sul mercato, e questo per moltissime tipologie anche di merci. Da parte del cittadino non consumatore in questo caso, ma semplice padrone di casa, c'è la stessa attenzione per un consumo consapevole? C'è un'attenzione anche, come dire, nel dotarsi di quegli accorgimenti utili a far sì che anche le proprie case siano green? Sì, abbiamo fatto recentemente un'indagine sull'uso dell'efficienza energetica, dei progetti che si possono fare dentro la propria casa di efficienza energetica, le attività. E da parte dei privati c'è stata più sensibilità rispetto a quella delle industrie. Quindi i privati sono attenti a installare una caldaia a condensazione, che ovviamente inquina poco, consuma il 25-30% in meno di metano, quindi è un investimento ma si ripaga in maniera abbastanza veloce, a installare un pannello fotovoltaico, quindi a non consumare energia elettrica dalla rete, e a usare lampade a LED. Banalmente, la sostituzione delle lampade a LED è molto diffusa. E nei nostri store, fra l'altro, vengono venduti apparecchi, per esempio, come i termostati intelligenti, che tramite lo smartphone possono essere... Ecco, questo era esattamente l'elemento che mancava. Abbiamo detto delle lampadine a LED, che ormai, insomma, sappiamo, sì, cosa sono. Delle caldaie anche di nuova generazione, ce l'ha appena confermato, insomma, c'è sempre maggiore consapevolezza, e più o meno anche questo è un prodotto che si conosce. Il termostato intelligente, che si guida col telefono, o meglio, che si comanda, che dialoga col, sì, telefono, in un certo senso È un po' nuovo. È un po' nuovo, sta entrando nuovo Adesso. Sì. Cosa fa di preciso? Fa il suo lavoro? Fa il classico suo lavoro, però è possibile da remoto, quindi attraverso il proprio smartphone, decidere la temperatura che deve avere una specifica stanza piuttosto che un'altra, cambiare l'orario, ovviamente, di accensione e spegnimento, e quindi consumare meno, perché ovviamente si personalizza il consumo dell'energia ai tuoi bisogni. Faccio un esempio banale: mi rendo conto che per un imprevisto tornerò a casa mezz'ora più tardi, con il telefono, invece di far partire il riscaldamento, diciamo, per trovare la casa riscaldata, la faccio partire mezz'ora più tardi. Esatto. E risparmio quella, e metto da parte quella mezz'ora, qualcosina, sì, che poi la tecnologia andrà ancora, certo, più avanti, e ci saranno elettrodomestici comandati a distanza, sempre attraverso lo smartphone. Famoso internet delle cose, che aiuterà delle cose anche l'ambiente, dunque. Ci aiuterà, sì. Bisogna imparare. A proposito di imparare, nella seconda parte dell'intervista parliamo anche di educazione energetica e ambientale allo stesso tempo, anche in questo caso. Francesca. Grazie Luca Renzoni. Sì, Francesca, torniamo a parlare con Saura Saccenti, responsabile della comunicazione di Estre S.p.A., in questo caso di ambiente ed energia, ma di educazione energetico-ambientale rivolta proprio ai ragazzi, che fin dall'età delle scuole elementari possono imparare con degli specifici progetti a relazionarsi appunto con questa realtà, e anche, come dire, imparare un consumo consapevole, diciamo così, dell'energia e il rispetto per l'ambiente.
Tra i vari progetti ce n'è uno che si chiama Energicamente, che coinvolge moltissimi giovani. E di cosa si tratta? Che cos'è Energicamente? Allora, Energicamente nasce 7 anni fa, quindi siamo alla 7ª edizione. Quest'anno ha cambiato vestito, è diventato totalmente digitale, adeguandosi anche a delle indicazioni dello stesso Ministero italiano dell'Educazione, che va verso appunto una scuola digitale. Il progetto si rivolge, lo facciamo in collaborazione con Legambiente, si rivolge a praticamente tutti i ragazzi di ogni ordine e grado, secondo i loro, con progetti diversi. Per i ragazzi delle elementari e delle medie c'è un sito dedicato Energicamente, dove loro possono giocare, imparare, capire come si utilizza l'energia, divertendosi e anche conoscendo aspetti dell'energia che di solito non sono così immediati, quelli dell'innovazione, della smart home, della smart city, traducendoli però in atteggiamenti e comportamenti quotidiani. Questo fino alle scuole medie? Fino alle scuole medie, quelle un po' più grandi delle superiori? Le superiori fanno proprio invece un'alternanza scuola-lavoro, quindi ci sono 150 ragazzi Toscana e Marche che insieme a noi e a Legambiente stanno, diciamo, studiando e lavorando sul campo, sperimentando i modi con cui si può risparmiare energia. Un esempio, faranno, ognuno di loro ha fatto per gruppi, un audit energetico della propria scuola, quindi si sono resi conto che, ad esempio, i doppi vetri non ci sono, che i termosifoni non hanno la valvola termostatica, che la caldaia non è a condensazione. Quindi un'analisi che aiuterà lo stesso istituto magari a rendere operativo questo audit con un istituto senese. Stime di queste ore, sì? Per la nostra abitazione in Toscana costa più o meno 150 euro. Per un'abitazione? Per un'abitazione. Per un'abitazione. Stime di queste ore. Quindi più o meno. La scuola, magari ce l'avrebbe il costo maggiore perché molto, è molto più grande, molto, in questo caso però, risparmia anche. Risparmia, perché lo fanno i ragazzi. Si trova già l'audit, fatto insieme ai tecnici di Estra, ovviamente, e di Legambiente. Il progetto per i ragazzi delle medie e delle elementari ha coinvolto 1000 classi, praticamente 25.000 studenti un po' in tutta Italia. Solo quest'anno? Solo quest'anno. Quindi nei 7 anni si parla di oltre 100.000 ragazzi, anche 150.000. Coinvolti, sì. Quest'anno molto di più perché era digitale, quindi ha avuto il modo di diffondersi in maniera molto, certo, capillare anche a livello nazionale. Hanno partecipato dalla Sicilia alla Val d'Aosta, davvero, si sono concentrati di più nella Italia centro-meridionale, per la verità. In particolare, per esempio, la Campania ha dato effetti, una partecipazione molto, molto importante. A questo progetto è abbinato anche un concorso per le famiglie dei ragazzi che hanno fatto questo percorso di Energicamente, che si conclude il 23 aprile. Quindi le famiglie anche adesso già hanno ancora la possibilità di partecipare a questo concorso, che ovviamente tratta dei modi con cui si può risparmiare energia, certo, elettrica e gas metano nella propria abitazione, e poi avere dei premi che vanno dalla bicicletta elettrica al termostato intelligente alle valvole si resta sempre in zona. Abbiamo detto dei ragazzi, abbiamo detto delle famiglie, manca un ultimo elemento nella scuola: gli insegnanti, certo, che fanno in tutto questo? Gli insegnanti sono fondamentali, naturalmente. Solo insegnanti sensibili dedicano del tempo a far partecipare i propri alunni ad attività di questo genere. Con questo nuovo progetto Energicamente di questo anno scolastico ci abbiamo messo qualcosa del nostro, anche noi, dando la possibilità agli insegnanti di partecipare ad un corso di formazione. 20 ore, riconosciute come crediti formativi dal Ministero. Gli insegnanti hanno l'obbligo di fare all'anno un certo numero di ore di formazione, come vari ordini professionali. Con noi possono fare appunto questo corso di 20 ore riconosciuto dal Ministero. Si sono iscritti a questo corso 150
insegnanti. Quindi come primo anno è un buon risultato. Un altro progetto invece si chiama ROAR. ROAR, il verso del leone. Del leone. In questo caso di che si tratta? Che sottotitolo ha risparmia, ricicla, ruggisci. Okay. Allora, nasce da una collaborazione con un gruppo teatrale che si chiama Straligut e i ragazzi si sono sfidati a raccogliere tappi, quindi ricicla, tappi di plastica e tappi di acciaio. Dove li trovavano? In casa, naturalmente, nei bar. Certo. Sono andati a saccheggiare un po', ovviamente, i vari luoghi, ma mettendo anche i familiari a servizio dell'operazione, hanno raccolto 25 milioni di tappi. 25 milioni? Sì, sì. In quanto tempo? In 3 mesi. Accidenti. In 3 mesi. E tutto questo? Scusa. 2 milioni e mezzo. 2 milioni e mezzo, ok. 2 milioni e mezzo. Che comunque sembra un bel numero. No, 25. No, sì, no. 2 milioni e mezzo di tappi. Che comunque. Un po' più di tempo a disposizione sarebbero arrivati anche a 25 milioni. Insomma, 2 milioni e mezzo sono comunque tanti. E poi hanno fatto, come un tempo si facevano e si fanno ancora, gli album delle figurine. Hanno fotografato questi ragazzi, solo elementari, 22.000 foto per fare un album di classe. Con tutte le attività che svolgevano per il risparmio energetico. Quindi, insomma, sono stati molto, molto bravi. L'ultima cosa, a cosa serve l'applicazione Live Green, che Vivi Verde, Vita Verde? Sì. Allora, è un'applicazione che si può scaricare dal sito di Estra, nella quale si danno consigli utili, quindi si dice a quale temperatura è bene tenere la temperatura interna di una casa, piuttosto che spegnere ovviamente le lampade quando non siamo in una stanza e non tenere le luci accese, ma dà la possibilità di analizzare sull'app i consumi della tua abitazione specifica, dire quante lampade a incandescenza, quante lampade a LED, quante lampade di altro tipo, e alla fine ti fa un conteggio di quanto consumi e di quanto invece risparmieresti se sostituissi delle lampade a incandescenza che hai con delle lampade a LED, per esempio. Quindi ti dà una guida per poter risparmiare nella propria abitazione. Questo è anche un modo intelligente di usare il telefono, insomma, così uno ha... Sì. È anche un esercizio divertente che ognuno può fare in casa per rendersi conto e prendere coscienza appunto del consumo, di quanto possa essere più o meno consapevole. Grazie. Grazie a voi. Francesca, torno da te. Molto, molto interessante questo discorso dell'applicazione, ma anche questo discorso delle lampade LED. Io, per esempio, l'ho sostituita e devo dire che c'è stata una super differenza tra la bolletta post LED e quella invece prima delle lampade a LED. Sì, un ultimo rapidissimo passaggio dal nostro salottino, prima poi di rivederci, Francesca, non ti allontanare troppo perché dobbiamo fare la parte conclusiva con le segnalazioni dei telespettatori. Un ultimo passaggio, dicevamo, con Saura Saccenti per parlare di cosa? Di energia ancora, ma quella degli atleti in questo caso che mettono nello sport e quella che ci mettono coloro che lo devono raccontare, questo sport, le imprese ma anche le storie dello sport toscane e non solo. Perché tutto questo preambolo? Per dire che questi racconti, non solo scritti ma anche sotto forma di servizio televisivo, telegiornalistico, di cortometraggio, insomma in ogni forma, possono andare a partecipare a un concorso che si chiama Extra per lo Sport. 2018 già partito, giusto? Sì, la seconda edizione del premio giornalistico Extra per lo Sport, raccontare le buone notizie, questo è importante, fondamentale, perché in effetti bisogna raccontare anche quelle, perché ci sono nel mondo dello sport, è già iniziato e i giornalisti possono iscrivere, possono partecipare sia con servizi sul cartaceo, web, TV, radio, c'è un regolamento, si può vederlo sul sito di Extra. Abbiamo anche fatto un premio speciale perché è morto un grande giornalista sportivo, Redaelli, del Corriere dello Sport, che
ha lavorato con noi nella prima edizione del premio giornalistico e quindi abbiamo dedicato a lui un premio speciale. Per i praticanti, per i giornalisti che ancora, diciamo, non sono arrivati alla professione. Diciamo, giovani idealmente poi non è detto che tutti giovani, però, ma normalmente sono quelli sono qui. Oppure anche quelli che fanno le scuole di giornalismo, quindi entrambi possono partecipare a questo premio speciale. L'anno scorso è stato una bella esperienza, hanno partecipato 140 giornalisti, che per la prima edizione non è male. Il progetto è abbinato a un altro, il premio è abbinato a un altro progetto aziendale che si chiama Extra Sport Club, che è dedicato alle associazioni giovanili, esclusivamente alle associazioni giovanili di sport cosiddetti minori, che poi in realtà coinvolgono tantissimi ragazzi. Sport minori intendiamo il rugby, la pallacanestro, la pallanuoto, quelli che normalmente, diciamo, no, non vengono molto messi in luce. Sono minori come numeri, ma che coinvolgono comunque numeri importanti. Si parla molto di ragazzi. Di calcio, ma non si parla altrettanto di questi sport che invece sono fondamentali per la formazione, no, dei giovani. C'è tempo fino a quando? Lo ripetiamo se non l'abbiamo detto. Per il premio giornalistico? Sì. Per il premio giornalistico fino alla fine di luglio. Bene. Francesca, torno da te.